Grazie per l'invito, è un piacere essere Politecnico, è un piacere essere insieme a colleghi che vengono da altri ambiti, a studenti che vengono da altri ambiti. E penso ci siano molte idee belle nei, nei vari titoli che rappresentano questa manifestazione, da le idee della materia all'interno e all'esterno, di che cosa saremo fatti, di che cosa sarà fatto il mondo. Quindi oggi incominciamo col chiederci di che cosa saremo fatti, naturalmente cominciando col chiederci di che cosa in parte siamo già fatti. E incomincio con eh, una brevissima introduzione su me stesso. Eh, io lavoro all'Istituto Europeo di, On di Oncologia eh, che ha una componente di ricerca di base, come probabilmente saprete, tra le più importanti in Italia. Il mio laboratorio in particolare si occupa di studiare il ruolo dei geni e degli epigeni, impareremo nel corso di questa conversazione di oggi a dare un significato più preciso a questi termini, insieme, eh, nello sviluppo del cervello e nelle malattie eh, sia in ambito tumorale che nelle malattie dello sviluppo del cervello, in particolare l'autismo e la disabilità intellettiva. Al contempo, insieme ad altri colleghi, abbiamo fondato ormai molti anni fa un programma accademico che studia invece la scienza e la biomedicina segnatamente come fenomeni in sé. E quindi formiamo una serie di eh, studiosi che hanno una doppia competenza: quindi, sia al bancone in laboratorio, sia una, una, una competenza in filosofia, in sociologia de, della scienza, in, bio, in bioetica e in biogiuridica. E questa è l'altra parte, quindi, della della mia attività sci sci scientifica in cui mi occupo fondamentalmente di come l'innovazione biomedica, biotecnologica entra nella società e almeno altrettanto di come viceversa la società entra nell'innovazione biotecnologica rendendola possibile e declinandola in vari modi. Uh, comincio con questo, uh, diciamo, questa citazione cinematografica per introdurre la nozione di carrello che fin da quando Francesco Samorei e altri colleghi mi hanno invitato a tenere questa lezione è stata diciamo, l'immagine a cui ho associato il bisogno di andare dall'interno all'esterno, che mi sembra uno degli elementi più fecondi di, questa, di questo ciclo. Uh, quello che succede quando si gira un film, almeno certi tipi di film, è questa, questo continuo movimento di macchina uh, che pe permette appunto il sondare pros pros prospettive sceniche diverse e qui vedete nella fattispecie Federico Fellini che sta dirigendo Marcello Mastroianno. Ora, uh, rimanendo in qualche modo in ambito... Prima ha funzionato? Esatto. Rimanendo in ambito cinematografico, eh, ho suddiviso il talk in uh, un prologo e tre capitoli. Un pochettino, diciamo, citando i film Dogma. Se qualcuno di voi li ha visti in passato, nel più recente passato. E anche perché eh, una caratteristica di questi film era eh, il voler dare allo spettatore l'impressione della presa diretta e della immediatezza degli eventi attraverso un uso particolare della telecamera, che era appunto. Una, uno degli aspetti costitutivi de, dell'estetica della cinematografia dogma e questo lo voglio mettere nel co contesto perché i, i, i tre sviluppi di cui parleremo oggi, che hanno a che fare con il portare dall'interno all'esterno i genomi, gli epigenomi e le cellule, sono sviluppi che stanno avvenendo molto qui ed ora, sono sviluppi di cui volevo darvi un'assoluta diciamo, impressione anche estetica di presa diretta. E il prologo però, come tutti i prologhi che si rispettino, parte da lontano e parte da Michel Foucault, un intellettuale, un archeologo de, del sapere che qualora qualcuno di voi non lo conosca suggerirei vivamente di fare la sua conoscenza quanto prima, andando diciamo, questa sera in una libreria oppure scaricando questa notte sul Kindle alcuni dei suoi libri. Eh, tra l'altro Michel Foucault... Uh, tra i suoi tanti contributi scrive uno dei saggi forse più belli che si chiama Le Parole e le Cose, e di cui idealmente oggi parlando di idee e di materia, diciamo, noi ripercorriamo la traccia. Questo è tratto dalla nascita della clinica. Oggi parleremo di corpo, segnatamente di corpo umano, di materia, di malattia. Questo è uh, uno dei saggi più importanti di Michel Foucault in cui lui fa una archeologia del sapere medico. Cioè, come siamo arrivati a conoscere le cose mediche in diverse epoche storiche? E questa è una citazione che lui fa all'inizio del suo libro, partendo da un medico che si chiama Pom, che aveva diciamo, a quanto pare curato una donna affetta da quella che all'epoca veniva chiamata isteria, eh, suggerendo diciamo, per dieci mesi consecutivi ogni giorno dieci ore di ammollo in acqua. E descriveva così diciamo, il risultato di questo approccio, delle parti membranose simili a pezzi di pergamena bagnata si staccavano con leggeri dolori. Le uscivano giornalmente con le urine, mentre l'uretere dalla parte destra si spogliava a sua volta, e usciva tutto intero per lo stesso condotto. Gli intestini in altro tempo si spogliarono della loro tunica interna, che vedemmo uscire dal retto, l'esofago, la trachea, la lingua, se erano a loro volta spogliati, e la malata aveva espulso di diversi pezzi. o col momento con l'espettorazione. Mi rendo conto che siamo in periodo post-prandiale, ma diciamo, la citazione è questa: il libro comincia così, e non potevo diciamo, modificarlo eh, per. Diciamo, Motivi più, più, più palatabili. E lui giustappone: questa è una delle grandi intuizioni di questo trattato. Questo tipo di descrizione a un'altra descrizione, che in realtà è ovviamente posteriore, ma diciamo di meno di un secolo in cui un altro medico sta osservando il cervello, sempre di un paziente affetto da una malattia mentale, e lo descrive così. La loro superficie esterna applicata sul foglietto aracnoide della dura madre aderisce a questo foglietto ora in modo molto lasco e allora li si separa facilmente, ora strettamente ed intimamente, in questo caso è talora difficilissimo staccarli, la loro superficie interna è solo contigua all'aracnoide con la quale non contrae alcuna unione. Le false membrane sono spesso trasparenti, soprattutto quando sono sottilissime, ma di solito hanno un colore biancastro, Grigiastro, rossastro e più di rado giallastro, brunastro e nerastro. Questa materia presenta spesso sfumature diverse secondo le parti della stessa membrana, lo spessore di tali produzioni accidentali varia assai, sono talora ad una tenuità che si potrebbe paragonare ad una ragnatela. Eh, non credo ci sia bisogno di sottolineare che sono due modi di descrivere la materia corporale, una materia corporale patologica in questo caso molto diversi. E giustamente Michel Foucault pone la domanda essenziale da cui muove il trattato. Ma come abbiamo cambiato, diciamo, modo di vedere le cose così drasticamente? Chi può assicurarci che un medico del XVIII secolo, il primo, non vedeva quel che vedeva, ma che alcune decine d'anni sono bastate perché le figure fantastiche si dissipassero e lo spazio liberato lasciasse giungere sino agli occhi il taglio netto delle cose? Lui Giustappone la prima descrizione come a un mondo abitato da, da fantasmi, ricordate questo scioglimento, queste figure, diciamo, quasi spettrali di parti di materia che vanno verso l'esterno, a questo taglionetto delle cose. E intuisce che questo taglionetto delle cose ha a che fare con lo spazio, e in particolare con quella lui, che lui chiama la spazializzazione della malattia e del corpo. E dice una cosa che ad oggi può sembrarci sorprendente, ma che in realtà un'analisi storica rigorosa mette in evidenza con assoluta certezza. E cioè che lo spazio della configurazione della malattia, cioè ordinare, classificare lo spazio patologico, e lo spazio della localizzazione del male del corpo, non sono stati sovrapposti nell'esperienza medica che per un breve periodo. Quello che coincide con la medicina del XIX secolo e coi privilegi accordati all'anatomia patologica. Epoca, e questo è il punto più importante per voi, che segna la sovranità dello sguardo, poiché nello stesso campo percettivo, seguendo le stesse continuità o le stesse faie, l'esperienza legge d'un sol colpo le lesioni visibili dell'organismo e la coerenza delle forme patologiche. Il male s'articola, per la prima volta potremmo dire noi, esattamente sul corpo e la sua distribuzione logica si fa da chito per masse anatomiche. Cioè lui dice, guardate che in realtà quello che oggi ci sembra scontato, nel modo in cui noi guardiamo i corpi, e segnatamente i corpi che stanno male, eh, non è che un modo di guardare e di pensare molto recente in realtà, che coincide storicamente con la nascita e l'affermazione anche disciplinare e istituzionale dell'anatomia patologica, cioè di questa spazializzazione dei sintomi, delle malattie. Su delle particolari gruppi di cose, particolari gruppi di organi, particolari gruppi di forme del corpo. E infatti lui dice: in realtà, prima di allora c'era quella che gli storici chiamano la medicina classificatrice, in cui prima di essere presa nello spessore del corpo, la medicina ri riceveva appunto un'organizzazione gerarchizzata in famiglie, generi e specie, cioè. C'erano tutta una lista di malattie, di rapporti tra, tra malattie, di connessioni tra malattie. Ma, ma la malattia era percepita fondamentalmente in uno spazio di proiezione senza profondità e di coincidenza senza svolgimento. Un po' diciamo la terra, come era pensata prima che si scoprisse che era rotonda. Non a caso, Fuoco dirà: si tratta di una tavola o di un tableau, cioè di una tavola su cui. Insieme c'erano queste rappresentazioni e queste classificazioni di malattie che, che venivano pensate come specie naturali ed ideali insieme. Esiste una malattia che è la A, la B, la C e queste sono specie naturali, tanto naturali quanto le specie del mondo, tant'è vero che venivano disegnati alberi genealogici che cercavano di riapplicare a la scoperta delle malattie, alla narrazione delle malattie, lo stesso tipo di pensiero che cercava di organizzare le cose del mondo, la, la materia del mondo, le piante, gli animali, noi, eccetera. Si, si trattava in questa idea di specie naturali ed ideali insieme, naturali poiché le malattie gli enunciano la, le loro verità essenziali ideali nella misura in cui non si danno mai nell'esperienza senza alterazione o disordine. E chi lo porta questo disordine e questa alterazione? Lo porta il corpo del singolo, irrompe l'individualità, che vedremo invece traccia in assoluto la contemporaneità biotecnologica e per questo quello che stiamo facendo adesso è un prologo. Infatti dice alla pura essenza nosologica, cioè a questa pura definizione molto astratta di malattia, che fissa ed esaurisce irresidualmente il suo posto nell'ordine delle specie, il malato, qui lo nominiamo per la prima volta, cioè il singolo corpo, aggiunge come altrettante perturbazioni le sue disposizioni, la sua età, il suo modo di vivere, tutta una serie di eventi che rispetto al nucleo essenziale figurano come accidenti. Chi descrive una malattia, infatti, è uno dei medici dell'epoca ad esprimersi così, deve aver cura di distinguere i sintomi che l'accompagnano necessariamente, cioè quello che è la malattia ideale, i suoi connotati necessari, e che le sono propri, da quelli che sono solo accidentali o fortuiti, come quelli che dipendono dal temperamento o dall'età del malato. E qui Foucault conclude questo capitolo dicendo: Magistralmente, paradossalmente, il paziente non è rispetto a ciò di cui soffre che è un fattore esteriore, la lettura medica non deve prenderlo in considerazione che permetterlo tra parentesi. Allora, questa era quindi la medicina classificatrice, questo mondo piatto, questo tableau di entità ideali di malattie e quando si studiava il paziente, l'individuo nel suo corpo specifico, bisognava rintracciare quelle forme spettrali che abbiamo visto all'inizio, cercando di seguirne l'idealità e l'astrazione, sottraendo quelle che erano i dati confondenti e quali erano l'età della persona, il suo sesso, il temperamento, parole che non usiamo più, ma che diciamo evidentemente bisognava mettere in qualche modo tra parentesi. Ora, questo prologo ve lo tenete a mente e ci ritorneremo in vari momenti oggi perché spero che noterete quanto è diverso oggi il nostro modo di pensare e quanto però è importante, proprio perché il nostro modo di pensare è diverso, riferirci a questi antecedenti. Pensate solo a una parola che credo tutti abbiate più o meno sentito, che è la medicina personalizzata, cioè l'enfasi a personalizzare qualsiasi tipo di trattamento di schema preventivo che fa esattamente l'opposto. Di quello che faceva la medicina classificatrice, altro che mettere tra parentesi il singolo. Il singolo, diciamo, viene messo invece al centro di un progetto epistemologico prima e eh, sperabilmente di cura dopo. Ok, quindi cominciamo con il primo atto, diciamo, e cominciamo dai genomi, avremmo potuto come sempre prendere vari punti di partenza, ma eh, ho pensato che il DNA fosse in qualche modo l'elemento già più, un po' più familiare. Questo è un campo di narcisi e nel 2008 il Parlamento inglese sta discutendo una legge molto controversa che riguardava la possibilità di creare nuove cose, cioè degli embrioni in cui ci fossero mischiate insieme cellule umane e cellule animali. E uno dei membri del Parlamento inglese dice, ma io nella mia anima o nel mio cervello non mi sento 80% narciso e 20, eh, 80% topo e 20% narciso. E, vabbè, e qui una delle reazioni classiche è quella di dire, il parlamentare inglese dovrebbe tornare a scuola e, o andare per la prima volta a scuola di biologia molecolare perché non ha capito che cosa vuol dire che... Il suo genoma, l'insieme dei suoi geni è relato a quello dei narcisi per un 20% e a quello del topo per l'80%. Questo è un modo diciamo, di affrontare questa cosa. Un modo, secondo me, invece più produttivo è di ricordarsi che i narcisi erano stati l'oggetto di quella che è forse la poesia inglese, una sicuramente delle più famose, Daffodils di William Wordsworth, scritta in realtà non tantissimo prima, due secoli prima. Questo era un altro gentiluomo britannico che si, quella volta faceva una passeggiata per la campagna inglese e, vedendo questi fiori, sviluppava una mossa chiaramente antropomorfizzante, si sentiva tutt'uno con i fiori. Leggete l'ultima strofa: They flash upon the teen world eye, and then my heart with pleasure feels and dances with the daffodils. Cioè, un sentimento di grande prossimità con questo fiore. Pezzo di materia naturale potremmo dire che erano i narcisi su quella collina inglese. Quindi, giustapponendo il parlamentare che dice: Ma io non mi sento 80% topo e 20% narciso, e William Wordsworth che si sentiva tutt'uno con questi fiori, potremmo chiederci con un altro grande poeta inglese qual è la saggezza che abbiamo perso nella conoscenza e qual è la conoscenza che abbiamo perso nell'informazione. Questo è importante perché l'informazione che vedremo dopo, intesa come diciamo, risultato e supporto della digitalizzazione, che costituisce diciamo, la spina dorsale della nostra era, è ovviamente integrale per studenti di design. Che nel design evidentemente portano questo portato digitale in vari modi, inclusi in molti modi biologici, come vedremo. Questa, diciamo. Domanda di Elliot applicata a, una, a una Nar 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 Narcisi, ci dice, ci apre uno sguardo, e ricordiamoci da Foucault quanto è importante capire il tipo di sguardo che abbiamo, perché nel momento in cui noi capiamo la vita attraverso i geni, e, ca e capiamo i geni in quanto elementi digitali, stiamo facendo in maniera verticale e per certi versi vorticosa, questa traduzione da saggezza a conoscenza e informazione e dobbiamo avere presente che cosa questi, diciamo, smottamenti intellettuali comportano. Tanto è vero che qualche mese fa mi arriva questo tweet, come potrebbe essere arrivato a chiunque di voi segua, chi l'ha mandato, cioè la Genentech, che dice che nel giorno dell'anniversario della scoperta del DNA, typing 60 words a minute, 8 hours a day it takes 50 years to type the human genome, that's 78 million tweets. Non credo di dover aggiungere molto sulla assoluta conflazione che questo tweet fa tra due grandi mondi digitali. Il mondo della vita, ridotto, e non è un termine peggiorativo, a sequenza digitale, che quindi è integrale ab inizio e in maniera, diciamo, priva di qualsiasi soluzione di continuità, col mondo digitale che sottende Twitter, Facebook e tutto diciamo, il mondo eh, diciamo, virtuale, reale, che abitiamo attraverso i social network. Naturalmente il tweet, come sempre, ha un autore, questo autore non è irrilevante, come gli autori non sono mai irrilevanti, questo autore è la Genentech, una delle industrie biotecnologiche più importanti al mondo, forse la più importante al mondo, sicuramente la prima che sposa una visione che nell'ambito dei vostri studi dovrebbe quindi interessarvi particolarmente, cioè fare della conoscenza biologica un prodotto e usare la conoscenza biologica per disegnare, nel senso di design, nuovi prodotti. E quindi naturalmente questo autore di questo tweet si porta con sé inevitabilmente la dimensione del capitale. Domani alla Bocconi, come forse sapete, interverrà Thomas Piketty a parlare del libro che sta attraversando diciamo, un certo tipo di mondo, che non a caso si chiama Il Capitale, ma nel ventunesimo secolo. Evidentemente studenti di design che generano prodotti nel ventunesimo secolo è bene che si familiarizzino con i flussi di capitale in questo secolo e in questo caso con, su come i flussi di capitale intercettano i flussi della vita. Ora, tenendo quindi a mente la digitalizzazione, partiamo da questa immagine, apparsa qualche anno fa, a dieci anni dalla cosiddetta decodifica del genoma umano, che faceva, mi colpì perché faceva vedere sulla sinistra un'immagine, diremmo quasi, di quell'archeologia focoltiana che abbiamo visto all'inizio, cioè gli intestini esposti, le viscere di un corpo esposte. E invece, a destra, un altro tipo di immagine punteggiata che, diciamo, suddivide la materia vivente in 23 cro cromosomi e in tanti puntini lungo questi cromosomi. Sono segnali che vengono dalle sequenze dei vari geni. Ecco, la giusta posizione tra queste due cose è anche un po' la giusta posizione che c'è tra questi due grandi spazi. A sinistra il Teatro Anatomico di Padova, teatro dove avvenivano le prime dissezioni che sarebbero poi diciamo trasmigrate in quelle immagini che Foucault definisce un po' fantasmatiche, un po' spettrali di questi organi che si sciolgono, che vengono fuori, che si liquefano, eccetera, eccetera. Però quello era il posto in cui una elite di persone, molto piccola, di fronte a un solo esperto che era il maestro settore, incominciava a vedere che cosa avevamo dentro ricordate la domanda di che cosa saremmo fatti, quella era uno dei momenti in cui questa domanda iniziava a venire posta. A destra invece vedete la, il browser di Firefox in cui è stato caricato il genoma umano e a cui tutti voi, noi, possiamo accedere cliccando semplicemente su UCSC e andando a zoomare a livello della singola, noi la chiamiamo base o nucleotide, tutti avrete sentito delle famose ATCG, le cosiddette lettere del DNA. Si può zoomare in quella finestra fino a leggere di ogni gene l'esatta sequenza. Evidentemente è cambiato molto dal Teatro Anatomico di Padova che esponeva le viscere allo schermo di un computer che espone i geni. Però vorrei intrattenermi oggi con voi sul chiederci un po' più in profondità che cosa è cambiato. Certamente è cambiata la profondità del, del nostro sguardo in una maniera diciamo, che è esponenziale rispetto a quello che Foucault già aveva colto. Se gli sembrava, vi ricordate, il taglionetto delle cose, quello che distingueva lo sguardo anatomopatologico che dissezionava le membrane de, 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 del cervello e distingueva le brunastre dalle giallastre dalle rossastre, eccetera, quanto è più vertiginoso il nostro sguardo, ora che si approfonda e legge A, T, C, G, 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 A, T, eccetera, eccetera, eccetera. Quanti sono i geni che abbiamo nel nostro corpo, by the way? C'è qualcuno che lo sa? C'è qualcuno che vuole immaginare un numero? Un numero non precisissimo, un ordine di grandezza. Non siate timidi, quanti geni hanno le nostre cellule? Più o meno. Eh? 30.000, 30 eh, questo è, un, è un, subito al, al punto. Effettivamente 30.000, naturalmente, è un numero di massima, una cifra evidentemente contestata in maniera direi quasi necessariamente perenne, perché dipende tutto da, da come lì si conta, ma quello è l'ordine di grandezza. Evidentemente, il fatto stesso che possiamo intrattenerci su questa domanda e dire 30.000 ci dice che è cambiata molto la profondità del nostro sguardo, è cambiata la materia su cui articolarlo. Cioè, dove stanno queste cose? Qual è la loro materia? Perché i visceri erano una materia abbastanza incontrovertibile. E lo schermo di un computer, naturalmente, ha una sua materia, ma in quel caso, a noi, di, questo, di quello che questo schermo ci fa vedere, non interessa la materia attraverso cui lo vediamo, interessa il dato, che naturalmente può attraversare varie materie. E sono naturalmente cambiati i luoghi e i protagonisti della conoscenza. Tant'è vero che, per esempio, questo è uno degli studi più importanti intrapresi in America, si chiama DBGAP. E lo dice esplicitamente: è un'enorme banca dati di, che mette in connessione i genotipi ai fenotipi. Se vi ricordate quello che avete studiato a scuola, al liceo, ricorderete queste parole, oggi le possiamo riattualizzare. Sono praticamente tantissimi studi che cercano di capire che geni hanno le persone, quanto sono geneticamente diverse, e di mettere in relazione questo a una serie di tratti del loro corpo, inclusi i tratti della loro personalità, tratti comportamentali, predisposizione alle malattie, eccetera, eccetera, eccetera. Un enorme accumulo di dati che evidentemente solleva una serie di questioni etiche e politiche molto importanti, tanto è vero che non tutti questi dati sono accessibili a chiunque, ma bisogna fare una domanda particolare, perché naturalmente sono dati che mettono insieme di molti individui, di decine di migliaia di individui e in futuro di centinaia di migliaia se non milioni di persone, dati genetici e dati molto personali tipo quello che queste persone mangiano, che tipo di attività sessuale hanno, se sono stati dei criminali, quanto sono alti, se sono obesi, eccetera, eccetera. E tant'è vero che, per tornare alla materia, ci sono dei luoghi in cui questi dati sono custoditi, che sono chiamati in gergo forzieri, VOLTS, e che sono isolati da qualsiasi aggancio internet proprio per evitare l'accheraggio. Quindi vedete la rilevanza di pensare su quale materia abbiamo esteriorizzato il nostro genoma, perché una cosa è esteriorizzarlo sulla materia che permette a chiunque di cliccare e di vederlo su uno schermo, una cosa è esteriorizzarlo su dei grandi dischi fissi che stanno in un forziere e a cui si può avere accesso solo dietro richiesta. Lo stesso tipo di dato dall'interno verso l'esterno, ricordatevi il carrello, adesso stiamo andando verso fuori, esteriorizzandolo in maniera diversa.